Benvenuti in questa registrazione. Tengo il volume del microfono un po' più basso perché c'è un allarme che suona, un cane che abbaia. Insomma, speriamo che non entrano dentro. Io lo sento, però speriamo che nella registrazione non c'è. Vabbè, comunque. Andiamo a vedere un'altra registrazione. Andiamo a schermo intero. Ok, chiedo Patrizia, chiede di Walter. Allora, Walter, caro Walter, sei qui? Patrizia chiama Walter, non so chi è, però si presenta così, adesso andiamo a sentire. Qua dice: sono qui, sorella, quindi è il fratello. Mi pare subito di aver capito sì che sei qui, Walter. Allora, Walter, ti chiedo come stai? Dice: qui nel fuoco mesi, non so come sia scomparso Walter, comunque è stato in un ambiente molto particolare e ha sofferto, vari mesi. E dice: qui Olmo il suggeritore. Qualche video fa, chi segue tutto il video, tutti i video, io ho detto che ci sono cose che possono dire e ci sono cose che non possono dire. Qui in questa sessione è molto particolare perché Patrizia fa una domanda molto diretta e anche intensa. Poi spiegherò meglio la domanda che fa Patrizia. Perché c'è un discorso molto particolare, ecco, insomma, su questa cosa. E qua dice: qui Olmo suggeritore, perché, come dissi in un video molto particolare, in un video che posso dire alcune cose, altre no, non ci possono dire tutto. È come se ci fosse un filtraggio. E qui in questa sessione vedremo questo filtraggio e vedremo una cosa molto particolare che dice Walter, che ci fa capire quello che avevo detto qualche video fa. Insomma, quello che dico non lo dico tanto per dire. Poi, dopo una sessione o 2 sessioni, salta fuori quello che avevo detto. E quindi, insomma, è diciamo, tra virgolette, la verità quello che dico io. Non è che io mi sveglio al mattino e dico: ah, le cose funzionano così. No, c'è uno studio, ci sono delle metafonie e poi ci vengono in soccorso altre metafonie che dicono quella cosa che io dissi in passato. Insomma, adesso andiamo, se no mi dilungo troppo in questa sessione, ecco. Mi pare di aver sentito una cosa molto particolare, però voglio capire poi quando sentirò bene il video. Allora, sei nella luce, caro Walter. Domanda diretta e mi risponde direttamente. E dice: da un mesetto. Quindi prima ho sofferto, ho visto il fuoco in un ambiente molto particolare. Molti dicono che non esiste il fuoco nell'aldilà, invece esiste. Qui ne abbiamo le prove, lui l'ha detto. E qui mi dice che sei nella luce. E lui: da un mesetto. Sì, ci sono nella luce da un mesetto. E dice che è nella luce, che sta in cielo e sta in un palazzo. E descrive dove sta lui adesso, in questo momento. È in un palazzo. E dice: per radio sto. Sì, vabbè. Per
per radio parlare e sto con lei, quindi io sto parlando con una, sto parlando nella radio e parlo, ti mando i messaggi e sto con lei, sto con entità elevate. Ah, ve la faccio risentire che non l'ho fatta risentire, pardon. Molto chiaro, nel senso, per radio parlare e sto con lei, insomma, fila liscio tutto come l'olio, ecco. No, si è chiusa l'applicazione. E qui si è chiusa l'applicazione, ho perso forse 10 minuti, un quarto d'ora, perché non riaprivo l'applicazione, era rimasta in nero perché uso un telefono, diciamo, vecchio in confronto a quello che ho adesso, e ho dovuto spegnerlo, riaccenderlo, aspettare che si caricasse, eccetera eccetera. Ho perso un quarto d'ora, me ne dispiace. Mannaggia l'ipotenusa. Allora riniziamo. Walter, ci sei ancora? Si è bloccata l'applicazione. Scusate, la prima cosa che mi dice: hai il re. Cioè, ho avuto difficoltà con il telefonino, si è chiusa l'app, eccetera. E la prima cosa che mi dice: hai il re. Sappiamo tutti ormai chi è il re è Gesù. Mi guida spesso e volentieri, ha la pazienza di guidarmi spesso e volentieri nelle sessioni, o quando faccio metafonia, lui vede che io sto facendo metafonia e viene e, diciamo, non dice niente, però le anime lo riconoscono, sanno chi è, e mi dice: oh Adamo, guarda che tu hai qui il re. È il re? E dice, aspetta, non l'ho fatto sentire tutta. Sì, verso te vo', cioè lui è qui per te, lui è qui per aiutarti nella metafonia, perché comunque cerco di fare un qualcosa di buono. Il re lo sa e quindi passa a darmi una mano, ecco. Va bene, allora Walter, ascolta, vuoi mandare un messaggio a Patrizia? Allora dice, ci sono due interazioni in un pezzetto. Dice voce per radio e c'è un'altra interazione sotto, però non riesco a capire che cosa dice. Bovise, dice qualcosa di questo genere. Adesso la sentiamo 3 o 4 volte così. Dice Bovise, però io credo che sia il fonema che è uscito male, quindi non prendo in considerazione il Bovise, che non ha nessun senso, almeno se non ce l'ha per Patrizia, se magari è una città, perché una volta era successo che c'era una parola che a me non dava senso, però invece poi chi ha ascoltato la metafonia mi disse: Adamo, guarda che menziona il paese. Ho detto: ah caspita, io avevo preso quell'interazione come nulla, nel senso, invece era il nome del paese. E dice: qui entità, qui ci sono molte anime, ci sono molte entità che comunque vengono quando faccio metafonia e vogliono parlare. Poi vabbè, sicuramente sono accompagnate con il re, con Gesù, e scendono con lui. Dice che non va più, dice che non viene più a casa tua, non so il perché, perché forse ha sentito qualcosa di particolare, perché adesso mi dice una cosa molto per me strana. Parole confuse, forse in lui, cioè forse di lui sono state dette parole confuse, alterate, non vere, eccetera eccetera eccetera. Almeno questa è la mia spiegazione. Poi Patrizia dovrebbe ascoltare bene tutta la metafonia, magari 2 o 3 volte, e ogni parola magari cercare di allacciare un significato suo personale, o di se è suo fratello, in caso suo fratello, se non è suo fratello non so, però lui si è presentato come suo fratello.
perché comunque dice che c'è un'anima nel mezzo. Non so se è un tuo parente, però c'è un'anima nel mezzo. Qua dice il sole c'è e Walter. Il sole c'è Walter. E dice il biglietto l'ho visto, molto probabilmente forse tu hai scritto un biglietto o hai un biglietto da qualche parte o hai scritto, non so. E lui dice, Walter dice, chi l'ha visto il biglietto? E lì in quel momento che aveva visto questo biglietto lui aveva una pena, pena sua personale, difatti avevamo sentito che comunque non stava bene all'inizio, ci ha detto che non stava bene poi nella luce. E poi dice un'altra cosa. Lui dice innocente. Io ero innocente, sono innocente. Non so cosa abbia combinato o che cosa è successo con me, la sua dipartita, ma lui dice che è innocente. Ascolta Walter, Patrizia ti chiede una domanda molto particolare. Diciamo che... Allora, mi fermo un secondo. Allora, ci sono domande che si possono porre, ci sono domande che non si possono porre. Se non sapete voi come sono andate le cose, è difficile che comunque loro ci rispondano. Perché? Perché anche se è un'anima che sta nella luce, è peggio se non sta nella luce, il ricordare il suo momento, il suo trapasso, che sia stato brutto, non è piacevole. È come se voi fate un incidente in macchina dove comunque succede un qualcosa di grave, già magari alla notte non riuscite a dormire perché nel vostro cervello si ripete quell'attimo, è una questione psicologica, quell'attimo, quell'incidente, il rumore, eccetera eccetera, no? Io sto parlando di un incidente grave, cioè non una botticella che uno gli viene, vi tampina di dietro e non succede niente, nel senso è un trauma psicologico e quindi ve lo portate dietro giorni, magari notti, settimane, mesi, poi dipende dall'incidente che avete avuto. E il ricordare questa cosa, insomma, crea fastidio, crea disagio. Io comunque ambasciatore non porta pena, io le domande le faccio lo stesso anche se mi sembrano particolari, strane, eccetera, eccetera, io la domanda la faccio lo stesso perché è il mio compito, ecco, alla fine, no? È un po' una domanda così. Ti ringrazio, vorrei tanto la verità su cosa è successo un'ora del tuo trapasso. Ma forse era, la domanda era l'ora del tuo trapasso. Vabbè, comunque. Non ho capito bene la domanda, però va bene. Che cosa è successo, insomma, al tuo trapasso, se puoi dircelo o spiegarcelo in metafonia, ecco. Difatti io dico se puoi spiegarcelo e adesso capiremo tante cose. Dice Abusali, non so di che cosa stia parlando, Patrizia lo sa sicuramente. Pesi maggio, anche qui una sua problematica, penso che... Scusate, a maggio. E dice che ero io. Cioè, in quel periodo a maggio che lui aveva i pesi, penso, ha cercato di mettersi in comunicazione con voi, con, non lo so, spostare un oggetto, rumore di passi, qualcosa di questo genere, qualcosa che ti fa pensare a una cosa strana che è successa o anche un sogno. E lui dice, ero io. E qui... Walter mentalmente, non in metafonia, chiede alla guida ed ecco qui ancora una volta quello che dicevo nel video precedente, in un video precedente, se alcune cose possono dirle, alcune no. Lui chiede Walter, posso raccontare questa cosa? E una mia guida mi dice, sì, puoi.
Un attimo, lo facciamo sentire meglio. Ok. Adela, sto qui. Non so chi è Adela, sono tuo parente, se non c'entra una mazza. Però dice una cosa molto bella. Che sorride. Adela è qui e sorride e dice: Adela, sta male. Quindi mi fa capire che anche se Adela sorride, dice che Adela ha un problema e sta male. E qualcuno dice: Oh, ma sei fuori? Non so, forse c'è una diatriba tra di loro che non riesco a capire, però lui dice: Oh, ma sei fuori? Oh, che cosa stai dicendo? E poi c'è Danny attende su, non so chi sia questo Danny, se è un tuo vicino di casa, un parente, e insomma, se la prendono con queste tende, da quanto ho capito, non lo so, gli piacciono le tende su o c'è qualcosa nelle tende, non so, vedi tu. Difatti dicono: Ma sei serio? Quindi qua mi fa pensare che c'è un'anima, tra virgolette, disturbatrice che vuole mettere un po' di confusione nella sessione. E qua dice: Per via rotta. Non so perché dice questo. Incidente. Cioè è successo un incidente in una via molto particolare? Non lo so. Ma per cosa? Per amore? Dice per amore? E poi dice TV. E qua, Patrizia, devi capire tu, eh? E qua dice Gesù qua. Gesù qua. Allora anche prima, come aveva detto, cioè l'hanno detto due volte. Dice: Tu hai il re qui e adesso qua dice Gesù. Cioè, per togliere qualsiasi tipo di dubbio, eh? E una guida gli dice: Esatto, qua c'è Gesù. E qua dice: Ele sta pulendo, non so chi è questa Ele. E dice: Più veloce uscivo. E non lo so, magari più veloce uscivo io penso che sia. È il Walter che dice via rotta, incidente, più veloce uscivo. Questo non lo so, devi capirlo tu, Patrizia. Io non posso venirne a capo. Ecco. Dietro lì un pubblico. Walter mi dice che oltre a lui c'è dietro un pubblico che sta guardando la sessione. Vabbè, sappiamo che c'è Gesù, ci sono le mie guide, c'è il mio spirito guida, insomma ci sono altre anime. Poi c'è Adela e poi anche Matilde là, non so chi sia Matilde, se è un tuo parente, però dice che c'è anche Matilde. E Matilde mi dice: Aiuto, ti prego, mi si spezza il cuore sentire sempre messaggi di questo tipo quando mi chiedono aiuto, ti prego. E niente, non sapendo il cognome, io non è che posso fare molto, ecco. E dice: Vedo persona lì. Vedo persona lì, oltre alle anime c'è una persona. Ascolta Walter. Ma comunque, penso che comunque lui dice persona lì perché comunque è anima. Ti do ancora qualche minuto se vuoi dire qualcosa a Patrizia e poi ci salutiamo. Mi scuso perché si è bloccata l'applicazione di lasciarti in attesa. Queste cose non voglio che succedano, insomma, ecco. Intanto grazie Walter. Dice sale, prego, sale dalla vita, è una parola che spesso in metafonia viene, arriva, sale, vuol dire sorriso, gentilezza, amore, eccetera, eccetera. E lui mi dice prego, cioè, Walter lo sento molto educato, una persona molto, un'anima molto buona, insomma, capisce che non è stato un problema mio e mi dice prego, insomma.
che dire. Qui Luce dice, qui Luce. E qua dice, sarò il primo nome e adesso spiego anche perché, ve la faccio risentire. Perché ho fatto 3 sessioni. Io prima di iniziare a fare metafonia, io prego, intanto chiamo, dico alle mie guide, faccio questo, questo e questo. E lui dice, sarò il primo nome, e infatti è stato il primo nome che ho fatto. E qua dice, salire, è vero. Cioè, dalla nostra vita terrena al passaggio in dimensioni più basse o prati fioriti, eccetera, eccetera, si va nella luce e dice che salire è vero, cioè è vero, cioè qua c'è verità nel senso, nel percorso che anima deve affrontare per arrivare alla luce. E quindi ci dice che salire è vero, andare nella luce è vero, non sono abbaggianate. E qua parla Pino, e lì chi dice, è lì Giovanna, parla Pino, non so chi sia Giovanna, chi sia Pino, Pino dice, cioè sta chiamando Giovanna alla fine, e dice, vai dal nonno, però se tu non hai, Patrizia, se non hai nonni, e qui è questione, penso che sia Pino che dice di Giovanna e dice di andare dal nonno, insomma, si è infilato dentro, se non è un tuo parente. E qua dice, Walter dice una cosa molto, molto bella, anni fa ricevetti una metafonia proprio dalla mia guida, che era ai tempi, era San Pietro, e San Pietro mi disse... Mi disse, Mucci, tutti devono passare da me. Questa era la frase di 6 anni fa o 7 anni fa. Adesso non mi ricordo la tempistica, insomma, sono passati tanti anni. E qui Walter dice una cosa incredibile, perché quando ho ascoltato questa interazione mi è venuto subito in mente cosa mi disse San Pietro ai tempi. Walter, per accedere nella luce ha visto San Pietro, ha parlato in faccia a San Pietro, infatti lui dice, lui ha parlato viso a San Pietro, io ho parlato viso a viso con San Pietro, l'ho visto. E che cosa dice Walter di San Pietro? Esamina, incredibile, eh? E io qui aprirei una parentesi, ma non voglio dilungarmi lungo, cioè per il lungo. C'è stata una ragazza una volta che ha avuto un problema con la caldaia, esplosa mentre cadeva all'indietro, si è staccata, è andata nell'altra dimensione, insomma, praticamente si è palesato davanti questo signore che aveva un libro molto grande e guardava questo libro. E praticamente ha esaminato il caso di questa ragazza, che poi gli ha chiesto, vuoi rimanere di qua o vuoi scendere? E lei ha detto, no, voglio scendere. E da quel momento in poi, per qualche tempo, San Pietro era la sua guida, insomma, in metafonia, come è stato in me, come è stato con me, ecco. E dice una cosa molto particolare Walter adesso, dietro me, cioè San Pietro è qui con me adesso, dietro me, molto chiaro, San Pietro è qui. Quando facevo la registrazione, oltre ad esserci Gesù, gli spiriti di guida, eccetera, eccetera, c'era anche San Pietro che era dietro lui. Quindi mi fa presumere che in questo momento lui ha parlato di San Pietro, è sceso con San Pietro dalla luce qui a... per mandare messaggio. E qua dice, questo è un messaggio molto bello rivolto a Patrizia, ma è rivolto a tutti noi, che Walter dice una cosa veramente incredibile. Su, stelle ti sentono. Allora, le stelle sappiamo tutti che sono i ministri, sono i santi, eccetera eccetera, e qualsiasi cosa che dite, pensate, fate, loro vedono e sentono. Walter ce lo dice chiaramente, su, stelle, ti sentono.
Ok, Walter, ti do ancora qualche secondo per dare un ulteriore messaggio a Patrizia o a chi vuoi tu. E ti ringrazio di essere stato qui e aver aspettato, scusa. Qua dice asciughi. Dice che asciugo il dolore delle persone che mi chiedono un contatto, almeno cerco di farlo. Nel mio piccolo cerco di fare qualcosa, insomma, e qui dicono che asciugo quella lacrima che comunque scende dal volto delle persone, quel dolore che hanno nel cuore, facendo metaforia. Non hai detto amami, dice una cosa molto bella. Forse ultimamente, o magari in vita non gliel'hai detto, ultimamente non gliel'hai detto, e Walter, diciamo che ti rimprovera un attimino dicendo non hai detto che lo ama, cioè che lo ami, ecco. E qua non so cosa vuol dire, apri moglie e affitto là. Penso che sta parlando di una casa, la gente di affittare questa casa a, magari lui era possessore di una casa, poi vedi tu Patrizia, lui era possessore di una casa, ti dice di metterla in affitto e di aprirla alla gente. E qui dice penso in moto, non so cosa, perché forse non riguarda te, perché dice Michele, non so se è tuo parente Michele, se non è tuo parente Michele so chi è Michele, e forse questa interazione penso in moto, io penso al moto, e avevo fatto una registrazione per un ragazzo che purtroppo era scomparso in moto per una persona, ecco, insomma c'è il video sul canale YouTube e c'è proprio lo screenshot della moto e che mi descrive come era successo l'incidente, insomma, e forse c'è anche il ragazzo insieme a Michele. Grazie Walter. E niente, boh, qua siamo alla fine, andiamo sul mio faccione. E niente, Walter ci racconta che non stava bene, però ci dice che poi è arrivato nella luce, sta con Dei, insomma, sta bene, alla fine ci dà molti spunti di riflessione su alcune cose che comunque io so già, e poi dopo arriva la metafonia e dicono le cose come stanno, nel senso, e niente. Questa, anche questa, è una bella metafonia, un'anima che sta bene, non manda grandi messaggi, però almeno non manda grandi messaggi a Patrizia per dire ti voglio bene, ti amo, eccetera, eccetera, ma manda messaggi di insegnamento, che forse è la cosa migliore che si può trarre nelle metafonie, perché... non lo so, io sono più predisposto a pensare che è meglio gli insegnamenti di come comportarci nella vita e come poi comportarci anche nell'aldilà che dirti ti voglio bene o un ti amo. Anzi, magari ti rimproverano un attimino perché non gli dici che lo ami. Sì, sembra una cosa assurda, nel senso che come dire a una persona che non c'è più io ti voglio bene o io ti amo? Io lo dico non quasi tutte le sere, ma spesso io gli dico a mio papà ti voglio bene, e forse questa è la mancanza, che non lo dicevo tanto in vita, ma lo dico di più adesso paradossalmente. Quindi questo vi fa capire che anche se non ci sono, non li vediamo più, non li sentiamo, non li tocchiamo, eccetera eccetera, però dirlo è un aiuto a noi stessi, ma un aiuto anche a loro, insomma. E niente, mi sono dilungato troppo, quasi mezz'ora di video, e niente, al prossimo video, ciao. Ok, chiedo Patrizia
chiede di Walter. Allora, Walter, caro Walter, sei qui? Mi pare subito di aver capito sì che sei qui, Walter. Allora, Walter, ti chiedo come stai? Mi pare di aver sentito una cosa molto particolare, però voglio capire poi quando sentirò bene il video. Allora, sei nella luce, caro Walter? No, si è chiusa l'applicazione. Mannaggia l'ipotenusa. Vabbè, allora riniziamo. Walter, ci sei ancora? Beh, si è bloccata l'applicazione. È il re? È il re? Va bene, allora Walter, ascolta. Vuoi mandare un messaggio a Patrizia? Ascolta Walter, Patrizia ti chiede una domanda molto particolare, diciamo che è un po' una domanda così. Ti ringrazio, vorrei tanto la verità su cosa è successo un'ora del tuo trapasso. Non ho capito bene la domanda, però va bene. Che cosa è successo, insomma, al tuo trapasso, se puoi dircelo o spiegarcelo in metafonia, ecco. Ascolta Walter, ti do ancora qualche minuto se vuoi dire qualcosa a Patrizia e poi ci salutiamo. Mi scuso perché si è bloccata l'applicazione, di lasciarti in attesa. Queste cose non voglio che succedano, insomma, ecco. Tanto grazie Walter. Ok Walter, ti do ancora qualche secondo per dare un ulteriore messaggio a Patrizia o a chi vuoi tu, e ti ringrazio di essere stato qui e aver aspettato, scusa. Grazie Walter, passiamo alla prossima sessione.